Fabrizio Corona compie un dietrofront clamoroso su Ilary Blasi. Dopo la famigerata rissa in TV, arriva finalmente il faccia a faccia. L'ex re dei paparazzi sta gradualmente tornando al suo ruolo dirimente nel panorama del gossip italiano, e nelle ultime settimane ha rilasciato delle indiscrezioni esplosive sui personaggi più in vista dello show business. Ovviamente, Fabrizio Corona non poteva evitare di commentare anche la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, soprattutto alla luce della storica querela con la conduttrice mentre egli si trovava all'interno della casa del GF VIP. In tale frangente, Ilary Blasi si era vendicata delle precedenti illazioni del paparazzo in merito alle presunte infedeltà del bomber giallorosso, e lo aveva liquidato con una chiosa plateale. Ad anni di distanza dalla bagarre, però, Ilary Blasi avrebbe compreso che Fabrizio Corona all'epoca stava cercando di metterla in guardia dai tradimenti di Totti, e lo avrebbe contattato per un incontro pacificatore. Fabrizio Corona su Ilary Blasi. Ha ammesso che avevo ragione. Nel corso di un intervento nel podcast, Gurulandia, Fabrizio Corona ha rivelato. Mi ha chiamato. A breve faremo un incontro chiarificatore. Mi suonava il telefono. Era la manager di Ilary. Dopo tre chiamate, alle quali non ho risposto, arriva Ilary e mi dice al telefono. Ao, mi vuoi rispondere? So, io. Mi ha chiesto scusa. Così come ha chiesto scusa pubblicamente alla stampa italiana dopo aver insultato vari giornali in una sua intervista. Fabrizio Corona ha quindi sganciato un'altra bomba. Dopo anni, ha ammesso che io avevo ragione quando andavo a dire che Totti la tradiva, e il fatto di Flavia Vento. Io non mi dovevo vergognare per una storia vera, anche se rivelata prima del matrimonio. Adesso lei questa cosa la capita. Chiedermi scusa significa aver capito di aver sbagliato. E poi significa aver ragione dal punto di vista civile. Adesso, infatti, c'è un processo. L'inquieto Fabrizio Corona ha poi commentato la recente intervista rilasciata da Ilary Blasi a Verissimo, in cui la showgirl ha citato anche il famigerato uomo del caffè, al quale aveva accennato in Unica. Secondo il paparazzo, la conduttrice avrebbe evitato di ricamare troppo sulle dichiarazioni fornite dal giovane a Il Messaggero, inclusa l'ipotesi di testimoniare a processo, per tutelarsi da eventuali contromosse da parte dell'ex marito. E ha concluso. Al processo si parlerà di date e di chi ha tradito prima. Quindi questi dettagli saranno molto importanti. Se poi chiamerà me a processo, allora potrà vincere. È il suo unico mezzo.